Buongiorno. 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 Buongiorno a Buongiorno a tutti. tutti. Allora, buongiorno a tutti. Se posso, diciamo, se posso introduco questa nostra riunione di stamattina per presentare questa iniziativa che segna veramente un momento importante della nostra città. Diciamo, la donazione di questi banchi è per noi è piuttosto simbolica, però vuole indicare una strada, che è la strada della solidarietà. Se mi concedete questo termine, nel campo della solidarietà. Perché non soltanto abbiamo a Pomigliano una forte Caritas diocesana, ne ho parlato l'altro giorno con il vescovo di Nola Marino. A Pomigliano adesso sorgerà un centro di cura odontoiatrica e ginecologica per persone bisognose che raggrupperà tutte le esigenze e i bisogni di tutta la provincia di Napoli. Quindi Pomigliano ha sempre, diciamo, si è sempre aperta alla solidarietà. Io, scusate l'aneddoto, ma nella mia campagna elettorale c'era una lista che si chiamava proprio Pomigliano Solidale ed era proprio questo il senso, no? Quello di fare della solidarietà il centro dell'azione politica. Quindi Pomigliano, da questo punto di vista, è una città che ha una lunga tradizione e quello che noi stiamo facendo oggi è il segnale che questa tradizione continua e continua molto fortemente e vuole addirittura, diciamo, crescere ancora. Pomigliano nella solidarietà vuole crescere ancora, soprattutto con le popolazioni, che, sono, diciamo, fuori dalla comunità europea. Questo è qualcosa che già nel passato era stata fatta e oggi con l'iniziativa di oggi la portiamo ancora di più facciamo un altro passo avanti. Io devo, come si dice in queste occasioni, devo fare dei ringraziamenti a voi che siete presenti, perché ovviamente chi per una cosa, chi per l'idea, chi per l'organizzazione, chi per il trasporto, chi dal punto di vista istituzionale si è fatto carico di tutta la procedura. Siete stati una squadra veramente molto forte, quindi come si dice in gergo, una squadra vincente non solo non si cambia, ma deve continuare a lavorare. Quindi io auguro che questa squadra continui a lavorare nel segno della solidarietà, nel segno di quella solidarietà che Pomigliano, ripeto, ha come suo punto d'onore, come suo tema portante, fondamentale. E soprattutto questo avviene in un momento particolare della nostra storia, che è quello della pandemia, ma anche in un momento particolare dell'anno, che è quello del Natale. E quindi per questo siamo ancora più felici di aver ospitato questo evento e questa manifestazione, se la vogliamo chiamare così. Ma ripeto, è solo il preludio a delle forti azioni che intraprenderemo nell'anno a venire. Io vi ringrazio della partecipazione e cedo la parola, credo, a chi era previsto, a Marianna Manna, consigliera Marianna Manna, che tanto si è data da fare per queste e per altre iniziative. Vi ringrazio. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per dedicarci questo tempo in una giornata che precede le feste, anche se questo insomma è un anno molto particolare. Grazie a tutti quelli che sono qui stamattina, ma anche a tutti quelli che hanno permesso che questa iniziativa si realizzasse. Abbiamo lavorato a questo da subito, noi siamo insediati da pochissimo, ma proviamo a utilizzare il tempo che abbiamo nella maniera più produttiva possibile. Non solo con i colleghi del Consiglio Comunale, con il Presidente, con il Sindaco, ma anche con le parti sociali che sono state coinvolte in questa iniziativa, Annarea e Calvelli di ACS e a tutta la grande famiglia che è la Casa Comunale, che ci aiuta nei procedimenti e negli atti che devono essere perfetti e devono essere compiuti
affinché le iniziative siano possibili. Come diceva il sindaco, bene, questa è certamente un'iniziativa simbolica, però quello che abbiamo fatto oggi, che faremo di qui a venire, c'è un po' il segno, il messaggio di questo periodo di grave pandemia che stiamo vivendo, un periodo di grande crisi che mette in discussione le nostre certezze, ma da un momento di crisi così forte la nostra intelligenza e la nostra attività politica deve essere continuamente stimolata. Ci siamo trovati proprio all'inizio del nostro insediamento dinanzi ad un tema che riguardava le scuole e che era quello dei banchi. Tanta discussione è stata fatta durante l'estate sui banchi biposto, sui banchi monoposto. Poi hanno avuto, insomma, in maniera abbastanza celere tutto quello di cui aveva bisogno, ma oltre al tema di che banchi dare ai bambini e ai ragazzi delle nostre scuole, si poneva anche un tema ulteriore, cioè cosa fare dei banchi che non erano più nella dotazione delle scuole, che nuova vita dare, a che destinazione dare a questi banchi. Quindi subito ci siamo messi al lavoro, ci siamo confrontati, ne abbiamo parlato molto spesso e abbiamo avuto questa idea, cioè di destinare una parte, quello che è stato possibile destinare, dei banchi delle nostre scuole che erano, insomma, dovevano essere dismessi, dovevano essere sostituiti ad altri, a chi ne avesse bisogno, a chi poteva da quei banchi, insomma, da questo gesto, da questa iniziativa, trarre un beneficio e avere, insomma, un percorso di vita migliore. Per cui ci siamo confrontati, subito abbiamo trovato un contatto, li abbiamo donati. E devo dire che quella della solidarietà è una rete bellissima e che funziona bene. Perché non solo questa iniziativa è stata messa in campo in un tempo breve, ma soprattutto senza nessun costo per l'ente. Noi abbiamo trovato, insomma, una modalità di confezionamento, una modalità di trasporto, grazie al presidente Cioffi che veramente ha compiuto un miracolo in questo senso. In un tempo breve i banchi sono partiti e oggi sono già arrivati al container che il 26 partirà, insomma, e proseguirà questo lungo viaggio. E questo atteggiamento dell'amministrazione, delle parti politiche che ne fanno parte, prende questa iniziativa come una delle tante che vogliono riconnettere e rinverdire continuamente un rapporto con la società, con le parti civili, per una città come la nostra, che è una città sensibile, attenta all'altro, che considera l'altro una possibilità, è una città educante e di tutto questo, insomma, ci parleranno bene l'assessore Genni e le persone che mi seguiranno. Per cui io passo la parola ad Anna Rea che una mia grande amica ed è anche una persona che con la sua intelligenza, i suoi contatti, la sua sensibilità ci ha dato una mano veramente grandissima a realizzare questa iniziativa di cui sono molto fiera. Grazie mille. Ecco, mi sentite? Sì, penso di sì. Allora, buongiorno a tutti. Ringrazio innanzitutto Marianna che è riuscita a coordinare una cosa che era complicatissima in pochissimo tempo, ma ringrazio soprattutto il sindaco Gianluca che non ha avuto nessun dubbio quando gli è stata fatta l'ipotesi di come non abbandonare, diciamo, e utilizzare al meglio questi banchi. Ovviamente ringrazio per la possibilità che ha dato di concretizzarsi a Salvatore Cioffi e devo dire che nel periodo di Natale riuscire a trovare tra l'altro anche trovare la possibilità di far partire nei tempi necessari perché il container si salpa da Livorno il 26, veramente ha fatto un miracolo. Ma il vero miracolo non sento più. voglio dire Io non sento più.
scusateci. Dici tu, Marianna? Sì. Mi metto la mascherina. Un attimo solo, che un piccolo problema tecnico. Quindi, Anna, se ti... Ecco, mi metto la mascherina. Connettetevi alla rete, scusate, ma connettetevi alla rete dell'ufficio. Fatevi dare la password. Che è il comune della mia città, insomma. E sono orgogliosa per quello che stiamo annunciando e stiamo facendo in questa città. Molto velocemente, ripeto, il ringraziamento a tutti, al sindaco, a Rosanna, a Cioffi, a Marianna, che ha reso questo... possibile, ma soprattutto il ringraziamento principale va a Mary, che è collegata da Gerusalemme, che tra l'altro, io credo, lo diceva il sindaco all'inizio, noi non solo stiamo facendo solidarietà, il comune di Pomigliano è stata una degli obiettivi anche della campagna elettorale, molte sono le iniziative in queste ore, ma farlo adesso all'antivigilia con Betlemme siamo collegati, credo che proprio e la luce che non solo si accenderà domani sera, insomma, la città della Natività, ma è quella luce che noi assolutamente vogliamo che non si spenga sulla Palestina. Quindi non solo doniamo in segno di solidarietà dei banchi nuovi, purtroppo era lo spazio che aveva il containers, ma oltre a donare i banchi, dopo ne parlerà l'assessora all'istruzione, noi a partire da questo contatto con l'ACS, grazie alla rete delle ONG a cui Progetto Sud fa parte, con l'ACS noi stiamo costruendo anche un'operazione molto importante, che è un gemellaggio con le scuole, con scuole medie e con le scuole superiori, con l'Istituto d'Europa, che tra l'altro ha delle specializzazioni che io credo che con la Palestina, con le scuole della Palestina, dove sono tantissimi, sappiamo che è un popolo fatto soprattutto da giovani, che hanno bisogno di tutto, hanno bisogno di fiducia, ma hanno bisogno soprattutto di istruzione e educazione. Quindi questo gemellaggio che andremo a costruire da qui a poco lo trovo molto importante. Quindi non solo solidarietà, ma quello che qui stiamo costruendo è un'iniziativa di cooperazione internazionale fatta da un ente locale con le scuole, parte proprio dalle scuole. Io penso che l'autodeterminazione dei popoli, la libertà per i popoli e la possibilità, come in questo caso per la Palestina, di essere anche riconosciuto come Stato, siamo a pochi giorni dalla giornata internazionale indetta dall'ONU per la pace tra questi due stati, tra Israele e Palestina, tutto questo si può realizzare proprio grazie ai giovani, soprattutto ai giovani che puntano sulla scuola. Quindi Pomigliano, la città della solidarietà, la città dello sviluppo sostenibile, diventa protagonista di una iniziativa importante non solo di solidarietà, ma anche di cooperazione internazionale. Io di questo sono orgogliosa, ringrazio ancora tutti, ringrazio soprattutto Mary che ci aiuta in questa operazione così complicata, ma che è possibile. Grazie a tutti. Grazie Anna, abbiamo anche risolto, insomma, i nostri problemi di connessione, e quindi adesso passerei la parola al Presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Cioffi, grazie a lui, insomma, grazie al suo lavoro, oggi i banchi, insomma, stanno per essere caricati nel container. Sì, salve, buongiorno a tutti. Ribalto praticamente questi ringraziamenti alle ditte che si sono messe a disposizione per poter operare in questo momento particolare che è il Natale, e riuscire a fare in modo che i banchi arrivassero, ecco, a destinazione. Non dico il nome degli operatori perché ne vogliono mantenere riservo, perché la carità è silenziosa ed è anche è così in maniera riservata, ma mi hanno fatto preghiera di rivolgere il ringraziamento a tutti gli operatori del settore che nel mondo della logistica, nel mondo dei trasporti hanno una grande propensione alla solidarietà. Io ringrazio anche l'ONG che ci dà la possibilità di poterci fare provvidenza sia come persone ma allo stesso tempo anche come istituzioni. Trovo questo progetto e trovo questa cooperazione un qualcosa di altamente innovativo e allo stesso tempo anche un gesto di elevata solidarietà.
abbiamo bisogno di questi gesti, soprattutto in questo momento, un momento così difficile in tutto il mondo per quanto riguarda l'aspetto del Covid, ma anche praticamente in un momento dove la cooperazione internazionale ha bisogno di un forte impulso, e questo impulso deve partire come esempio proprio dalle piccole istituzioni. Noi siamo un comune importante nell'Interland napoletano e essere presidente di un consiglio comunale è importante per poter dire che le istituzioni ci sono, tutto il consiglio comunale si è prestato, e ne sono portavoce in questo momento, a questo progetto, ma mi sento di ringraziare anche i consiglieri comunali, in particolare la consigliera Manna e l'assessore, per aver favorito questa possibilità. Io non rubo altro tempo perché ho voglia di ascoltare, ecco, la rappresentante dell'ONG e anche l'assessore. Sindaco, io la ringrazio a nome di tutto il Consiglio Comunale, rappresentanza di tutti i cittadini di Pomigliano d'Arco. Speriamo che questa esperienza possa essere la base di partenza, ecco, la cuna per altri tipi di esperienze di questo genere. Ce ne faremo portavoce, ci faremo carico e speriamo di andare in questa direzione. Ebbene, il fatto che oggi a Bettelemme arrivi oggi è da qui a qualche settimana, perché poi il container ci mette un po' di tempo per arrivare, però il fatto che ci sia simbolicamente questo dono da parte nostra è un piccolo segno di conoscenza a quei altri grandi doni che sono stati fatti e che sono partiti appunto da quella città. Grazie ancora a tutti per averci dato questa possibilità e buona giornata. Grazie. Grazie. Salvatore, adesso ascoltiamo la testimonianza, il contributo veramente da vicino, e quindi passo la parola a Mary Calvelli. Hai il microfono in mute. Ok. Vero, scusa. Buongiorno a tutte e a tutte, stavo dicendo molto felice e ringrazio tutti per questo invito e soprattutto per questo dono, questo tipo di operazione di solidarietà che stiamo svolgendo insieme. Ringrazio chiaramente il Comune di Napoli, il Comune di Pomigliano d'Arco, scusate, e il suo sindaco e con tutto il Consiglio Comunale. E chiarisco soltanto che in questo momento non sono a Gerusalemme, ho finito la quarantena che ho dovuto fare in entrata nel paese. In questo momento sono appunto a Betlemme, in particolare in un campo profughi di Betlemme, uno dei tanti campi profughi che purtroppo ci sono qui ancora nella Palestina occupata. Volevo ringraziare tutto il comune, ma anche le scuole chiaramente, che si stanno approcciando a questo tipo di progetto di solidarietà. I banchi in questo momento non verranno qui a Betlemme, arriveranno in un'altra zona, che è una zona particolare della Palestina, che è la striscia di Gaza. La striscia di Gaza, che in questo momento, e purtroppo da lungo tempo, è la parte, diciamo, più chiusa, più isolata dal resto del mondo. E il progetto sul quale stiamo portando faticosamente attraverso il container, che appunto ci vorranno un po' di giorni prima di farli approdare dentro la striscia di Gaza, con un meccanismo, diciamo, di procedure per l'entrata di tutti i materiali dentro quel pezzo di terra, è un progetto molto molto importante, un progetto che appunto vuole essere coinvolto con il resto del mondo. Infatti su questo devo dire che porto veramente ringraziamenti anche da parte della popolazione, anche sull'onda di questa dell'idea di fare un progetto di gemellaggio insieme alle scuole, quindi una cosa per la popolazione locale, soprattutto in questo momento in cui è doppiamente chiusa, una volta da una parte per appunto la chiusura dell'assedio che ancora vive quella striscia,
con tutte le caratteristiche, le problematiche che ci stanno, e dall'altra anche perché in questo momento il Covid anche lì sta picchiando duro, così come sta picchiando duro un po' da tutte le parti, quindi un doppio isolamento, un triplo isolamento, un isolamento che soltanto con invece questi meccanismi sicuramente di approccio, di solidarietà, di vicinanza, che la popolazione sente, perché in qualche modo noi come ONG che lavoriamo sul territorio ormai da tanti anni, in qualche modo glielo trasmettiamo, glielo facciamo sapere, lo facciamo sapere soprattutto ai giovani che sono i primi a voler essere coinvolti con il mondo esterno. Abbiamo dovuto purtroppo fermare una delle attività che facciamo spesso in questo periodo, soprattutto nel periodo di dicembre, che sono gli scambi culturali che avvengono appunto tra l'Italia e la Palestina, e tra l'Italia e la striscia di Gaza. Lo scorso anno, proprio in questi giorni, alla vigilia di Natale, cominciavano a entrare decine e decine di ragazzi dall'Italia, e venivano, si portavano appunto nella striscia di Gaza per lavorare su attività culturali e sportive insieme ai giovani. Quest'anno purtroppo non sarà possibile, questa cosa l'abbiamo dovuta fermare, l'abbiamo dovuta rimandare perché non è possibile entrare nel paese per via della pandemia, quindi volevo comunque mandare un saluto da parte dei ragazzi che chiaramente aspettavano invece questo tipo di approccio, che spero che invece possa essere portato avanti anche in altri termini in seguito. Solo due parole sul progetto dove appunto arriveranno i banchi scolastici, che sicuramente sono molto molto necessari, e è bellissima anche l'iniziativa appunto di averli dovuti dismettere da una parte, ma aver pensato a come utilizzarli invece di mandarli al macero. È il progetto che si chiama Green Ops Gaza, un progetto finanziato dalla cooperazione italiana e implementato dalla ONG ACS, un partenariato di altre ONG, tra cui il CIS di Palermo e ONG locali, un comitato delle donne, Aisha, un comitato degli agricoltori e tante situazioni di società civile che vivono intorno a questo progetto. È un progetto di riabilitazione di una discarica abusiva dove davanti c'è cioè esisteva un quartiere popolare, poi è stato purtroppo bombardato nella guerra del 2014, ma adesso ricostruite le case, rimesse in sesto, la popolazione diciamo si sta rientrando nelle proprie abitazioni e troverà invece che una discarica abusiva lì davanti un parco multifunzionale. Dentro questo parco, oltre a tutte le attività sportive che stiamo cercando di realizzare, dentro questo container appunto c'è anche il famoso tendone del circo, ci sarà un grosso skate park, un grosso impianto sportivo per il calcio, la pallavolo eccetera, e un grosso stabile dove già i comitati delle donne, le associazioni, le scuole stanno facendo le attività psicosociali con i bambini. Ecco, i banchi andranno dentro questo stabile che appunto era diciamo non arredato in questo senso, non avevamo i fondi per ancora non abbiamo tutti i fondi per l'arredamento di tutto il progetto, quindi da questo punto di vista sicuramente è un dono molto molto importante per la popolazione. Che dire, noi siamo a disposizione e volevo sottolineare ancora l'importanza anche del tipo di progetto che si andrà a costruire le scuole, non so se anche oggi già lo accenniamo in questa conferenza, che sarà appunto il gemellaggio con gli istituti superiori qua e gli istituti omologhi nella striscia di Gaza. Intanto vi ringrazio e siamo qua.
Grazie mille e adesso insomma passo la parola all'assessore Rosanna Genni che qui insomma è in duplice veste, assessore ma anche di dirigente scolastico. Grazie, io sono veramente orgogliosa di far parte di questa amministrazione e di avere la possibilità di poter lavorare in una maniera che ho sempre desiderato come docente, come dirigente della scuola, devo dire. E adesso tanto ancora in più come assessore cercherò di portare avanti questa cosa per tutte le scuole di Pomigliano. Portare a Gaza i banchi può sembrare una goccia nel mare, ma il mare è fatto di gocce e le gocce tutte insieme fanno il mare. Quindi è soltanto la prima delle azioni che noi pensiamo di realizzare. Il coinvolgimento della scuola non è soltanto la mia scuola, ma è anche un istituto del primo ciclo di Pomigliano, quindi un istituto comprensivo, che parteciperanno a questo gemellaggio perché appunto vogliamo dare la possibilità, vogliamo coprire tutta la fascia, a partire dai bambini della scuola elementare fino alla scuola media, fino alla scuola superiore, creare un rapporto attraverso questo gemellaggio perché i ragazzi oggi non comprendono il valore della storia, forse li dobbiamo portare nella storia per poter far comprendere loro il valore della storia. E questo, secondo me, è il valore fondante di questo atto, di questo gemellaggio. Portare i ragazzi nella storia per far comprendere la storia, come si svolge. E, noi oggi assistiamo spesso già ai telegiornali e vediamo che è concentrato il telegiornale sulle notizie della nostra nazione. Quasi mai le notizie, quello che avviene nel resto del mondo, è quasi un sottofondo, è qualcosa che ormai è quasi scomparso. Invece noi dobbiamo accendere le luci sul mondo e dobbiamo capire quello che avviene. Non dobbiamo ricordarci del mondo soltanto quando scoppia una pandemia che ci travolge, perché ci travolge, perché diciamo che noi siamo stati. Adesso andiamo a verificare quello che accade in tutto il mondo per la pandemia, ma perché siamo stati travolti dalla pandemia. Non è successa la stessa cosa quando c'è stata l'Ebola, per esempio, o quando c'è stata la SARS. Quindi noi dobbiamo cercare di volgere il nostro sguardo per capire tutto quello che avviene nel mondo, tutte le cose alle quali noi potremmo, in qualche modo, per le quali noi potremmo contribuire a migliorare lo stato di tutti. Anche perché i ragazzi devono acquistare quel valore di solidarietà che spesso si è perso, perché forse l'abbiamo perso anche noi adulti. Non sempre noi ci ricordiamo che esiste l'altro e questo genera poi tutti i problemi che noi abbiamo dentro le scuole e fuori delle scuole rispetto ai fenomeni di razzismo, di bullismo, eccetera. Quindi per le scuole è molto importante lavorare a questo progetto e quando Anna Rea e Marianna, mi hanno proposto questa cosa, e io le ringrazio tantissimo di aver avuto questa idea veramente bellissima. Io sono stata subito, entusiasta di questa idea e sicuramente mi impegnerò al massimo per portarla avanti e per sostenerla per tutto il tempo nel quale, potrò. Grazie. Grazie assessore e lascio le conclusioni al sindaco di Pomigliano d'Arco. Ah, è con noi. È con noi l'onorevole Di Sarno, che non pensavamo, insomma, riuscisse a coniugare tutti i suoi impegni con questa iniziativa di stamattina. E quindi lo salutiamo e insomma, se vuole intervenire, per noi insomma, è veramente una cosa molto gradita. Salve, mi sentite? Mi sentite? Sì. Sì, innanzitutto voglio ringraziarvi per l'invito. Chiedo scusa per il ritardo, purtroppo il calendario si aggiorna ora dopo ora, quindi mi ha impedito di essere puntuale. Mi scuso di questo, però ci tengo molto ad essere presente per questa iniziativa di grande importanza. Viviamo in una fase storica dove la solidarietà deve ritornare forte. Come strumento di utilizzo da parte di coloro che governano e hanno la responsabilità di gestire la cosa pubblica, e ovviamente quando si
parla di solidarietà, si parla di solidarietà a 360 gradi. Vi complimento per questa bellissima iniziativa, cioè appunto quello di adoperarsi per andare incontro a quelle che sono le esigenze che da noi possono sembrare scontate, ma in altri stati, come quello della Palestina, anche strumenti necessari, come quello appunto può essere un banco per la, banchi per la scuola, dove consentire ai ragazzi di poter fare regolarmente attività didattica è un lusso. E questo mi rende orgoglioso anche della grande sensibilità che le scuole di Pomigliano, che hanno aderito per questo gemellaggio, hanno appoggiato questa iniziativa. Io continuerò ad essere a vostro fianco e a sostenere queste iniziative, dando tutto il vostro, tutto il mio supporto necessario per anche sostenere altri progetti che sono in cantiere per il futuro, sempre a favore dei più deboli e sempre a sostegno del sociale, perché noi dobbiamo assolutamente promuovere la solidarietà e sensibilizzare gli animi di tutti quanti noi, proprio in una fase storica come questa, dove la solidarietà deve essere lo strumento, ripeto, per tutti coloro che hanno la responsabilità di gestire la cosa pubblica. Vi ringrazio e grazie a tutti quanti voi, grazie di cuore e auguri di buon Natale ricco di salute a tutti. Grazie. Grazie a tutti, insomma gli auguri di buon Natale da parte di tutti noi e ci rivedremo sicuramente per presentare tutte le iniziative che adesso insomma sono in cantiere. Grazie mille. Buona giornata, salve. Grazie, grazie a voi. Auguri a tutti.